possiamo immaginarla la scena. C'è qualcosa di straordinario che sta accadendo sull'alto solaio. Lo Spirito Santo è all'opera. C'è una manifestazione forte, potente, eppure c'è qualcuno che di qua deride. A volte il ragionamento umano, così certo, così ostentato, è invece un ragionamento che non segue la verità e che è frutto di propria immaginazione. Ma Dio è buono, Dio è misericordioso. E a me mi viene da pensare che tra questi, almeno alcuni che ridevano, che sbeffeggiavano, furono poi compunti nel cuore. Perché lo Spirito Santo è potente e meraviglioso. Lo Spirito Santo è colui che presenta Gesù al cuore dell'uomo. Se un cuore è convinto, se un cuore accetta Gesù nella sua vita, se un cuore ripone fiducia nel Signore Gesù Cristo, ben venga che Francesco, Giovanna, Paolo, eccetera, gli parlano di Cristo, ma l'opera di convincimento, l'opera potente ed efficace di rigenerazione e di salvezza la compie lo Spirito Santo. Quanto è potente lo Spirito Santo che ci rivela Cristo in tutta la sua potenza e pienezza. Quando abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, chi ci ha mostrato la nostra reale condizione spirituale? Chi ci ha portato a farci comprendere che Gesù era stato crocifisso, era morto proprio per i miei peccati? Lo Spirito Santo è colui che presenta Gesù, è colui che parla da parte di Cristo. E Gesù lo dirà esplicitamente. Lo Spirito Santo è colui che convince. È meravigliosa l'opera dello Spirito Santo, che riesce a raggiungere la profondità del nostro cuore, che ci convince e ci mostra questa realtà meravigliosa, l'opera che Cristo ha compiuto per noi. Ed è lo Spirito Santo che mostra il bisogno vero dell'uomo. Abbiamo sentito forte il peso del peccato, qual era il vero, reale problema della nostra vita, regolare il nostro rapporto con Dio. Certo, vivevamo una situazione di disagio, certo, c'erano altri problemi da risolvere, ma non c'è un problema più grande finché tu non risolvi la tua questione con Dio. La verità è che finché non accetterai Gesù nella tua vita, nel tuo cuore, e mi rivolgo anche a tutti coloro che frequentano i culti da tanto tempo, anche figli di credenti, che in un certo modo si sentono un po' quasi protetti da queste mura. Ma niente di tutto ciò ha nessuna consistenza e nessuna verità finché Gesù non diventa il tuo personale salvatore.